Pronto? Casa Bossi? C'è Umberto? Pinuccio sono. Beh, cretina, ma... Umberto, Pinuccio sono, auguri, auguri, veramente, auguri padani, sì, me uscì, me. Non ti capisco, cambia lato al cellulare, che dall'altro lato ti capisco meglio. Oh, adesso sì. Oh, Umberto, vedi che qua è tutto pronto. Gli extracomunitari che stanno qua, mo, sto nelle campagne qua in Puglia, hanno quasi finito il raccolto delle olive. Mo, mia suocera sta alla stazione, sta svuotando un carico di animali e mettiamo gli extracomunitari e te li mandiamo al nord. Eh sì. Oh, Umberto, 1,50 euro all'ora, a nero, chi ce lo deve dare a noi lavoro? Sì, tu continua a dire, ci tolgono il lavoro degli italiani. E poi noi lo sappiamo che a questi li sfruttiamo bene bene. Eh sì, tu critica Berlusconi, Napolitano, va bene. Anzi, tu continua ancora di più a criticare, che mo che sta a monti di queste cose. Non gliene frega più niente a nessuno e noi possiamo fare gli affari. Sì, che mo, diciamoci la verità, al nord, qua nelle campagne, se non stavano questi, dove dovevamo andare? Poi quando vengono tu butti a terra a dormire come sono qua a mangiare le cose da terra, tanto quelli sai poi raccolgono e mangiano, sì, non c'è bisogno neppure che gli dai mangime, da soli crescono, sì. Beh, mi raccomando, non farli andare a prendere da quel babbione di tuo figlio, che quello non so come lo vedo. Eh sì, che questi qua sai, insomma, capaci che si arrabbiano e gli fanno una caricata di mazzate a tuo figlio, che gli servirebbe come terapia, Umberto, diciamoci la verità, gli servirebbe. Però dai, evitiamo di farli arrabbiare, così li possiamo tenere così schiavizzati un altro poco. Va bene, me, Umberto, saluti a casa, mi raccomando, non fare sforzi. Eh sì, che stai già un poco così, mi raccomando, alle femmine, che quello è il danno. E mi raccomando, saluti padani, tanto chi lo deve sapere, chi lo deve sapere. Tante cose, saluti anche da mia moglie e da mia suocera. Ciao bello, ciao.